Amici 22, anticipazioni puntata 1° doppia eliminazione, in bilico Federica Samu. Mancano solo 2 giorni alla registrazione del 3° serale di Amici 22, giovedì 30 marzo. Infatti, Maria De Filippi condurrà la puntata che andrà in onda sabato 1° aprile. Gli 11 talenti ancora in gara stanno già facendo ipotesi su chi sarà eliminato al termine delle tre manche: Federica, Samu, Cricca, Alessio e Maddalena si sono inseriti nel gruppo di coloro che rischiano il posto, più tranquilli. Invece, sono apparsi Mattia, Angelina, Aaron, Ramon, Isobel e Wax. Il serale di Amici procede e presto il pubblico potrà assistere alla terza puntata della 22esima edizione. Dopo aver salutato Gianmarco tra le lacrime, gli allievi ancora in gioco hanno cominciato a fare teorie su chi di loro abbandonerà la casetta giovedì prossimo, giorno in cui sarà registrato l'appuntamento trasmesso in TV 1° aprile. Alessio, che fino a oggi si è esibito una sola volta in un passo a due con Mattia, ha candidamente ammesso di sentirsi tra quelli più a rischio. «Sento il momento avvicinarsi. Quale? Quello che me ne vado a quel paese», ha detto il ballerino di Pap nel Dai Team che è andato in onda il 27 marzo scorso. Anche Samu si è accodato al pensiero del compagno di classe: «Me ne do al massimo altre 3». Anche se ha aggiunto che spera di poter partecipare a qualche altra puntata del serale prima di andare via. Tra gli alunni che in questi giorni si sono esposti per dirsi preoccupati per il loro futuro nella scuola, ci sono anche Federica e Cricca, entrambi cantanti, infatti, hanno ammesso di avere paura della doppia eliminazione della terza puntata, tutti e due si sono salvati vincendo un ballottaggio. Lei contro NDG e lui contro Gianmarco. Sul finire del Dai Team di Amici del 27 marzo, Maddalena si è confidata con Benedetta e ha un po' protestato per la poca importanza che le darebbero gli insegnanti e gli altri compagni. «Io mi sento sottovalutata. Non capisco perché dovrei uscire prima di Samu, ho anche preso la maglia prima di lui e in classifica sono stata sempre più in alto», ha detto la ballerina che teme di dover lasciare Amici nel corso della registrazione di giovedì prossimo. Non hanno fatto commenti in merito a una loro possibile uscita, invece, Wax, Angelina, Aaron, Ramon, Isobel e Mattia, evidentemente questi allievi si sentono sicuri di superare l'ostacolo del 3° serale e delle 2 esclusioni alle quali tutti i titolari stanno andando incontro. Prima di affrontare le eliminazioni della terza puntata, i ragazzi di Amici hanno commentato quello che è successo sabato scorso. Nell'analizzare la serata prova per prova, alcuni allievi hanno ammesso di esserci rimasti male per i punti che non sono riusciti a conquistare, Angelina. In particolare, ha detto che le sarebbe tanto piaciuto portare a casa il punto messo in palio dalla comparata contro Aaron sulla Black Music. Quando è arrivato il momento di parlare del guanto di sfida hip-hop che l'ha visto contrapposto a Ramona, Samu ha sorpreso andando contro il suo prof Manuello. Il ballerino ha detto di essersi sentito fortemente in imbarazzo mentre in studio si discuteva dell'equità di quella prova, «mi sentivo un cretino là in mezzo, e comunque avevano ragione gli altri». Nei prossimi giorni, i pomeridiani aggiorneranno il pubblico sulle esibizioni che i cantanti e i danzatori del cast dovranno preparare per il terzo appuntamento serale, compresi i guanti che gli insegnanti lanceranno per cercare di valorizzare i loro talenti e mettere in difficoltà quegli avversari. Cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum un...